Ciao amiche e amici dalla vostra Gattaluna, eccomi qui la vostra fatina punk, come mi ha deliziosamente definita una di voi, e una ragazza fantastica. Comunque, veniamo al video che io attendo di più in tutto il mese, che esce puntualmente il giorno 28. Di solito lo pubblico tra le 9 e mezzogiorno, quindi al mattino, un po' prima degli altri video, e sostanzialmente lo registro sulla base di un tag. Sono 10 domande sui preferiti del mese, molti di voi lo sanno già a memoria, ma adesso poi le vediamo le domande, in collaborazione con 4 moschettiere che sono Melania Costantino, ideatrice del tag, non voglio sbagliare i nomi, Manuela Rodriguez, Sverigia, ovvero sia Simona che vive nel profondissimo nord, e Rose ASMR che è Silvia. Non tutte riescono a fare tutti i mesi questo video perché ovviamente ognuno poi ha i suoi impegni, mentre io sono una di quelle del gruppo che lo pubblica tutti i mesi, ma dato che sono una persona ossessiva, considerate questa cosa non come un pregio, ma come un sintomo. Detto ciò, passiamo alle domande e del tag e alle risposte che mi sento di dare riferite al mese di febbraio 2024. Film, serie TV preferito o preferita del mese? Io indico praticamente quasi sempre un film perché sono una cinematografara, cioè mi piace molto andare al cinema. Se non ci vado è proprio perché o non sto bene o c'è qualche problema, ma se no io una volta alla settimana vado al cinema. Oppure se siamo in vacanza in un posto dove cinema non ce n'è, per esempio al mare. Purtroppo in quel bel paesino delle Cinque Terre dove andiamo da tantissimi anni, pensate che una volta c'era il cinema, era un cinema all'aperto, che però faceva anche prime visioni, addirittura anche anteprime. Purtroppo col tempo, con la crisi del cinema, perché hanno cominciato a mandare in onda film anche abbastanza recenti in televisione, no? Parliamo degli anni 90, i cinema hanno cominciato ad andare in crisi, hanno cominciato a chiudere. In Italia hanno chiuso tantissime sale, sopravvivono alcune con la formula del multisala, oppure le grandi, le major, come UC Cinema o insomma altre, come dire, gruppi economici che con le multisale riescono a riempirle, però solo nel fine settimana. Quindi di fatto, anche se vedo le serie TV e le ho anche indicate qualche volta qualcuna, di solito indico un film. Per il mese di febbraio di quest'anno indico e vi straconsiglio Past Lives, un film coreano, è un'opera prima di una giovane regista coreana, Selin Song, prodotta dagli Stati Uniti. Allora, il film racconta una storia romantica delicatissima che vi farà sognare, di due amici, un ragazzo e una ragazza, due amici d'infanzia che si ritrovano nella vita un paio di volte. Il film dedica più spazio alla seconda volta che si vedono, dove ognuno ha costruito la propria vita. E il ragazzo che continua a vivere a Seoul raggiunge la ragazza che da tempo si è trasferita a New York. Il film è candidato all'Oscar 24 per film in lingua straniera e anche per la sceneggiatura originale che è di Selin Song. Compete a noi con Io Capitano del nostro Garrone, che è un film stupendo. Secondo me più bello di questo, sono due film molto diversi. Quello di Garrone, come saprete sicuramente, tratta del tema delle migrazioni, ma con un punto di vista molto originale, e cioè il punto di vista del migrante, ma è veramente trattato in maniera originale. Past Lives, quello cui appunto stiamo parlando, è un bellissimo film romantico. Ma nel
nell'accezione più bella del termine, non sdolcinato assolutamente. Ci sono due giovani attori meravigliosi. Oltre alla candidatura all'Oscar, ha già ricevuto un sacco di premi. Va bene, poi domanda numero 2: prodotto make-up preferito del mese? Allora, per me, questa perché proprio mi ha incuriosito molto. Adesso vanno molto i matte in colori freddi. La Redivivo Urban Decay, che sembrava chiudere i propri battenti. In Italia, sicuramente ci sono delle difficoltà a reperire prodotti Urban Decay. La palette Moon Dust, che vuol dire polvere di stelle? No, non saprei. È una di quelle così, fatte così, no? Rettangolare ma lunga, ha uno specchio molto accogliente e sono quattro cialde tutte assolutamente super super glitterose. Ce n'è una proprio bianco bianco, una dove domina il grigio, uno dove domina il rosa e uno dove domina una tonalità grigio più, molto più scura. Vedete che ci sono due grigi, un bianco e un rosa. Sono colori piuttosto freddi. Vedete come sono sfaccettati e come cambiano i colori. Guardate, quando sono colpiti dalla luce sembrano tutti e quattro uguali. In realtà poi rivelano. Quindi è una texture inedita, non danno fallout. E packaging di plastica, ma una bella plastica molto robusta, lucente ma liscia sul davanti o proprio granulosa sul bordino, ma non perde glittere, tranquilli e tranquille. Mi ha molto incuriosito, come mi incuriosisce anche questa palette occhi che è arrivata fresca fresca oggi, è del brand Nabla. Vi arrivano, potete metterci le cialde che volete. Io, scusate, in questa palette, la palette è gratis, mi sembra, se comprate quattro cialde. Questa l'avrete vista e stravista dappertutto. Abbiamo un bianco grigio super glitterato, un viola straglitterato, un viola grigio. Questo è un viola con molto blu, questo è un viola con molto fucsia, questo è molto glitterato. Questo credo che sia un topper. E questo è metallizzato e questo è un opaco sempre viola e hanno questa anche come dire, la confezione, il contenitore può essere scelto o in argento, sono vari colori, ho scelto quello viola. Non ho resistito, come dire, io come tutti quelli che stanno su Instagram, così sono stata bombardata da messaggi pubblicitari e da recensioni, insomma. Può darsi che sia vittima della pubblicità, ve lo farò sapere al più presto. Le voilà. Per il momento però direi che questo è il mio preferito, proprio per la curiosità che ha suscitato in me, anche se poi molto molto adatta ad una pelle âgée, e perché al di là di quello che si dice, perché ho sentito dire sia accanitamente che la pelle âgée deve usare solo colori matte, sia che guai usare glitter, sia anche chi ha detto no, meglio i metallizzati, glitterati, perché i matte evidenziano le rughe. Non saprei, io uso sia matte, ma sia glitter. E via così, e via, e via, e via. Allora, bene, bene, bene. Il 3, domanda numero 3, brano musicale preferito del mese, vabbè. C'è stato appena stato Sanremo e il mio brano musicale preferito tanti mi sono piaciuti. Ho fatto anche un video dedicato a Sanremo. Sicuramente le conduzioni di Amadeus sono molto eleganti. Non giudico la qualità della musica perché non sono in grado, né la qualità degli interpreti. E a me è piaciuto molto Fiorella Mannoia col suo Mariposa e la splendida interpretazione poi di Pazza di Loredana Bertè. Queste mie preferenze denotano la mia età sicuramente, mentre come contenuti della canzone sicuramente mi è piaciuta Casa Mia di Ghali, anche se musicalmente mi sembra insieme ad Argent Amico con la sua onda alta.
interessantissimi per i contenuti, però sono troppo orecchiabili per me, per i miei gusti personali, mentre Mariposa di Fiorella Mannoia ha un contenuto formidabile e anche una musica interessante, e lo stesso per Pazza di Loredana Bertè, un grande interprete. Mi piace moltissimo. Di Gali ho ammirato anche l'eleganza. E come ho detto nel video dedicato, abbiamo sdoganato l'abito da sera maschile, che non deve essere per forza il classico abito maschile, il classico smoking, ma può essere anche, come abbiamo visto in diversi interpreti, può essere anche una blusa trasparente ricamata, può essere anche addirittura un monospalla, può essere a schiena nuda, e insomma può essere in tanti modi. Questo avvicina la moda maschile a quella femminile, il che a me sembra assolutamente auspicabile. Da tempo, per esempio, Mengoni nei suoi spettacoli, mi sembra che l'abbia fatto anche a Sanremo, compare in gonna e peraltro sta benissimo. Ok, poi quarta domanda: prodotto per la cura del corpo del viso preferito? Beh, devo andare su qualcosa di professionale. Dunque, io vado una volta al mese presso un centro estetico, e adesso invece le volte al mese sono diventate di più, sono diventate due, poi sono diventate tre. No, sono diventate due, no, tre no, no, tre no. Vado una volta per manicure e pedicure. E da quando lo faccio presso il centro estetico è chiaramente una stesura dello smalto professionale, fatta molto bene, i piedi ti diventano meravigliosi. Lo smalto sui piedi però lo metto solo nei mesi estivi, mentre metto sulla mano. Questo è smalto normale, non è assolutamente il semipermanente, a me dura sui 10 giorni. A volte anche 2 settimane, però non è più perfetto. Sui piedi, quando lo metto, dura molto di più, anche 3 settimane, ma si sa che sui piedi dura meno, cioè dura di più, scusate, pardon, pardon. E quello che ho, e quindi poi sono passata, quindi una volta al mese sono andata per un anno, 2 anni, sempre, perché una volta che vai dall'estetista non te le fai più le unghie tu, perché stai lì 10 minuti, chiacchieri piacevolmente, beh, se fai anche il pedicure diventa anche mezz'ora, però chiacchieri, è una mezz'ora veramente di totale rilassamento. Poi ho chiesto se potevo fare una pulizia del viso, perché era un periodo che soffrivo di punti neri, e quindi abbiamo iniziato con la pulizia del viso una volta alla settimana, quindi il mio secondo appuntamento. Però e li facevo assieme, prima il trattamento mani e piedi e poi il viso, però dato che dopo va a finire che stai un'ora e mezza, adesso faccio così, scorporo i 2 appuntamenti. Per quanto riguarda il trattamento viso, la pelle rinasce. Io ho iniziato facendo solo pulizia del viso. L'ultima volta ho provato il cosiddetto trattamento gold, cioè quando comprende la pulizia del viso, ma c'è anche un trattamento di perfezionante della pelle, antimacchia, antirughe, insomma, è un trattamento strapiacevole, e sono tutti prodotti che contengono oro 24 carati. Per chi fosse interessato, sul mio Instagram ho replicato i video del centro estetico, dove appunto, perché sono stata credo una delle prime loro clienti che ha fatto questo trattamento, e la pelle veramente rinasce. Non è che dovete andare dove vado io, se chiedete un trattamento all'oro 24 carati, credo che più o meno tutti i centri estetici lo facciano. Poi, libro, fumetto, graphic novel preferito del mese. Gioco a forza dico un libro, perché è quello, essendo in due grossi volumi, che mi ha riempito il mese, che è anche un mese corto, dico a mia discolpa. Ah, mi sono dimenticata di dire il rossetto che indosso, è il gloss Fico Glaze di Clio Makeup. E quindi ne ho letto uno solo, ed è questo qua. Penso che se avessi letto altro, non so se avrei indicato proprio questo, non perché non sia bello,
ma non siamo dalle parti della letteratura alta, ma della letteratura molto piacevole. Perché, dice, leggi un fantasy? È un fantasy molto corposo, fanno parte del ciclo di Avalon, che sono 7 volumi, come Marcel Proust. E ho letto, sto finendo, vedete che sono molto avanti, col secondo volume, questo è il primo, delle Nebbie di Avalon. Sono due bei volumoni, ciascuno mi sembra sulle 600 pagine, se non vado errata. Sì, 550, vabbè. Quindi ci siamo. Ma perché sono venuta a contatto di un libro fantasy? Cosa che probabilmente io non avrei mai fatto. L'autrice è Marion Zimmer Bradley, la casa editrice HarperCollins. Scritto negli anni 80, tutti e 7 volumi, ma c'è una storia dietro, perché i primi sono tutti scritti dalla Bradley, poi lei si ammalò e, sentendo, ahimè, che la vita le sfuggiva dalle dita, dalle mani, iniziò a scrivere qualche libro successivo insieme all'amica. Poi gli ultimi volumi del ciclo di Avalon li ha scritti la sua amica. Ha raccolto un po' il testimone. Perché ho letto questo? Perché, spinta da questo libro che avevo letto a gennaio, Michela Murgia, L'inferno è una buona memoria, no? E poi, se girate la copertina, c'è scritto: Visioni dalle Nebbie di Avalon di Marion Zimmer Bradley, cioè è di Marsilio questo libricino che vi straconsiglio. Praticamente il progetto editoriale si chiama Passaparola. Alcuni scrittori italiani sono stati invitati a partire da una lettura, e lo scrittore, in questo caso la Murgia, racconta il mondo e racconta di sé partendo da un libro, e sceglie questo libro, un libro fantasy. Qualcuno si stupì e lei lo dice: perché non ho scelto la letteratura paludata, un libro importante, un libro fondamentale che ha segnato la storia della letteratura. Ma da questo, lei non lo dice, lo dico io, lei ha letto solo Le Nebbie di Avalon, cioè primi, è un volume diviso in due parti in questa edizione, ma credo che esista anche in un volumone solo, ma per me è troppo scomodo da leggere. Lei lo acquistò mentre in un viaggio sembra di ritorno dalla sua amata Sardegna, e durante questa notte di navigazione lei si lesse tutto, ammirazione somma. Io ci ho messo un mese e non ho finito, quindi ci metterò probabilmente un mese e mezzo a leggerlo. Lei ci ha messo una notte, e questa ve la dice lunga sul valore dei lettori. E quindi lei ha attirato la mia attenzione perché definisce questo libro un libro femminista, che l'ha folgorata. Comunque, avremo modo poi di parlarne meglio. E su perché lo definisce libro femminista, vi invito a vedere il mio video sulle mie letture di gennaio 24. Troverete lì tutto. Quindi vi lascio sotto anche il link al video delle mie letture preferite, delle mie letture del mese di gennaio. Ok, e quindi per questo leggerai, Paola, gli altri 6 volumi? Non lo so, per il momento non credo. Per il momento leggo questo volumone, che ha praticamente impegnato il mese, e finirò sicuramente a sto punto nel mese di marzo. Va bene, in realtà, quindi sono stata spinta a questa lettura. Ho comprato tutti i volumi, spinta da questa cosa. Poi ho scoperto che in realtà, ma ci dovevo, poteva arrivare da sola, che lei ha letto solo Le Nebbie di Avalon. Come poteva leggere 7 volumi in una notte, Paola? Ma potevi arrivarci. Vabbè, comunque. Comunque sono belli anche da vedere, purtroppo non li ho trovati nella stessa edizione, quindi qualcuno è un po' diverso, ma non importa, la diversità ci piace, è arricchimento. Poi, questa era la quinta domanda. Domanda numero 6: cibo, preparazione culinaria preferito o preferita del mese? Sapete che ho gusti culinari molto semplici, non mangio dolci perché non li posso mangiare, e amo, questo mese ho adorato il riso e patate. Ma quanto buono è! Quando
quando la patata diventa cremosa, cioè tutto ciò che è cremoso si sposa bene col riso. Avete fatto caso? Che meraviglia! Riso che può essere contorno, che può essere condimento, che può essere un vero e proprio anche piatto unico o un bellissimo e squisito primo piatto. Quindi sapete che in casa il cuoco è il marito, riso e patate. Capo d'abbigliamento preferito del mese. Voi sapete che io adoro le sciarpe, ne ho mille milioni. E ho preso su Amazon due sciarpe. Una è questa, una volta si diceva color carta da zucchero, che è un blu grigio, e un'altra definita proprio blu scuro, e lo è. Nella traduzione sì, è double face, quindi all'interno ha un grigio più chiaro. E l'altra idem è blu, due tonalità di blu comunque scuro, l'altra è a lavare, e quindi l'ho già indossata un bel po'. Sono di una morbidezza pazzesca e per onestà c'era scritto tipo cashmere, non c'era scritto che era di cashmere. Poi in realtà l'etichetta diceva poliestere e l'etichetta invece sovrapposta dice 100% viscosa. Bah, ai posteri l'ardua sentenza. Ci interessa fino a un certo punto, ha una meravigliosa morbidezza, anche quella che ho lavato è rimasta morbida, persino le frange sono morbidissime. Si può usare anche come scialle perché è molto ampia. Si può usare così come adesso io sto usando questa sciarpa. Infatti, domanda dopo, ce la posso fare. Ok, commento al video preferito del mese. Ho trovato delizioso perché ho deciso di assegnare un premietto una volta al mese qui su YouTube, piccole cose di make-up o di skincare, no? E anche questo mese ho dedicato due cosine da regalare e scelgo io a mio gusto personale, non è assolutamente un giveaway, anche perché il premio è di poco valore. Non so se assegnerò il premietto proprio a questa persona, però l'ho adorata. Cioè, lei si chiama Marta Vernacchia e mi dice: guardo sempre i tuoi video con mia figlia, giovane psicologa, che si chiama Aurora, e dice, se casomai tu ci volessi dare il premietto, fai felici due persone. Adesso, a parte la decisione del premietto, che potrei anche prendere, l'ho trovato un commento veramente originale e delizioso. E vedere questa mamma e questa figlia grande, insomma, che con la mamma si vede un video assieme, l'ho trovato proprio un quadretto amoroso, bellissimo. Poi, accessorio preferito del mese. Allora, io ho adorato le stole sopra il cappotto, dato che sono molto freddolosa e abbiamo avuto anche, diciamo, un mese di febbraio molto altalenante, cioè con giornate addirittura quasi primaverili e giornate dove il termometro crollava a 7-8 euro in pieno giorno. Giornate autunnali e giornate primaverili, poi giornate invernali dove la notte si andava anche sotto zero di 1-2 gradi e niente di che. Allora io ho scoperto la comodità di mettere una stola, che può essere anche una sciarpa, se l'aprite tutta diventa molto, molto ampia, enorme, no? E se voi se la mettete sopra il cappotto può essere un elemento anche decorativo. Io per esempio ne ho una tutta un po' con dei ghirigori color panna e blu e quindi lo metto su un cappotto blu, sta benissimo e vi dà quel calorino. Poi si forma anche un'intercapedine calda, ma può essere anche questo, che è un color panna tutto glitterato, ve lo mettete così sulle spalle, sopra il cappotto, è un elemento decorativo che vi dà anche quel quid di calduccio in più. Cronache del Nord e cronache dal Sud. Allora, devo dire, io mi trovo sempre in questa condizione di vivere al nord, anche se il mio cuore adoro il posto dove vivo, come sono stata accolta nella maggior parte dei casi con assoluto amore e ho incontrato persone anche di estrema generosità. Quindi fin da piccola già ero predisposta a questo, ma ho abbattuto tanti stereotipi, no? Al nord sono freddi, me lo dicevano quando abitavo, ma andate lì a vivere, lì sono persone fredde, cattive. Ecco, devo dire che però l'impatto fu tutto diverso.
Sì, nell'ambito scolastico ho trovato un po' di resistenza da parte degli insegnanti ad accettarmi, ma dopo pochi mesi la cosa fu superata. Soprattutto trovai una generosità meravigliosa quando la mia famiglia, per diverse vicissitudini, si trovò in difficoltà e i nostri vicini di casa di allora ci aiutarono, ma senza umiliarci. Quando io e mio fratello eravamo da soli in casa, veniva questa signora e letteralmente ci portava un piatto di minestra. E io questi minestroni buoni, profumati, queste zuppe meravigliose, le ho apprezzate tantissimo. Quindi un gesto d'amore incredibile, di generosità semplice, senza. Poi non è che andavano a dire a mia madre, le ho preparato. No. Mia madre arrivava tutta trafelata, adesso si mangia, si mangia. Le dicevamo, guarda mamma che noi abbiamo già mangiato perché è venuta la. Ah, davvero? Allora lei mangiava un boccone, stava lì un po' con noi, poi diceva, vado un attimo dalla signora a ringraziarla. E la signora fu carina perché disse, oh, non mi devi neanche ringraziare, io li vedo da soli, lo so, un momento difficile che state passando, e li vedo da soli come si spalleggiano questi due fratellini. E allora ho pensato, va, stasera faccio un bel minestrone, ne porto anche loro un paio di piatti. Quindi ho trovato un'accoglienza meravigliosa. Quindi abbattiamo gli stereotipi. Nessuno stereotipo ha ragione d'essere, la vita è talmente variegata. Ecco, però il mio cuore batte, anche per Napoli sicuramente, e ho sentito un moto di orgoglio quando questa, recentemente, insomma, c'è un movimento spontaneo, al di là dei partiti, di ribellione a alcune, come posso dire, azioni delle istituzioni o di enti importanti che potrebbero allarmare. Ecco, la prendo un po', ci giro intorno, che non so se si può parlare di queste cose. Quindi alcune, come posso dire, alcune azioni spontanee, anche di protesta, no? Nate dalla gente, mi hanno lasciata, devo dire, ammirata. Erano manifestazioni perfette? No, però erano spontanee, sincere e espressione di un allarme generalizzato. Il primo di questi episodi si è svolto a Napoli e ho provato, devo dire la verità, un moto d'orgoglio. Ho detto, vai, siamo i primi, forza Napoli sempre. E ragazzi e ragazze, amiche e amici, questo è quanto per quanto riguarda i miei preferiti del mese, e un video che adoro. Abbraccio le mie meravigliose moschettiere, non vedo l'ora poi di abbracciarle fattivamente, concretamente e di persona. E in occasione di un prossimo viaggetto che farò, mi viene in mente in questi casi mia nonna. E i tenerissimi ricordi che ho di lei, l'ho persa che avevo 15 anni, l'unica nonna che ho conosciuto, la mamma di mia mamma, gli altri purtroppo erano tutti deceduti, il nonno materno era addirittura morto 24 ore prima che io nascessi, nella stanza accanto a quella dove io sono nata. Provo tanta emozione quando rivedo quella casa da fuori, perché dentro non si può andare, adesso è un palazzo pubblico, sede di un'istituzione, e quando vedo quelle due finestre vicine provo sempre tanta tanta emozione, da quella bimbetta che lanciò i suoi primi vagiti e nella stanza accanto il povero nonno moriva. Quindi quando la sua anima volò via da quella finestra, arrivò la mia anima, giovane giovane, dalla finestra accanto. Quindi creando in uno spazio di pochi metri quadrati il ciclo della vita. Amiche e amici, un grande bacione, guardate i video delle altre moschettiere perché sono comunque tutte donne che hanno molto da dire. E alla prossima, naturalmente, fate quello che vi fa stare bene. A me girare il video dei preferiti del mese, cosa vi devo dire? A me mi fa star bene. Così è. Guardate che ce l'ho qui e sono pronta, eh.
alla prossima.